Oggi su Numeri da Cuoco un gustosissimo crostino di carciofi in crosta di patate. Dal risultato rustico e croccante. Non perdetevi questa ricetta che è veramente buona, soprattutto voi vegetariani. Ingredienti per i carciofi in crosta: 6 fette di pane di segale, 3 cuori di carciofo, 4 patate, 5 foglie di menta, un limone, olio extravergine di oliva, pepe nero, sale. Tagliate il pane di segale a fette di circa 1 centimetro. Disponetelo su di una griglia e infornate per 10 minuti per far tostare leggermente. Nel mentre tagliate i cuori di carciofo in piccoli pezzi e lasciateli in parte. Preparate anche la menta. Selezionate le foglie migliori e tritatela a coltello. Prendete ora le patate lavate, pelatele e sciacquatele nuovamente. Quindi grattugiatele molto sottilmente. Ora che avete tutti gli ingredienti pronti, sfornate il pane tostato. Disponetelo su di una placca in silicone, salate e ungete con un filo di olio extravergine. Disponete al centro delle fette una quantità pari a mezzo carciofo. Salate di nuovo, cospargete di pepe nero e una grattugiata abbondante di scorza di limone. Completate distribuendo un poco di menta romana e dell'olio. Coprite completamente il crostino con un cappello di patate grattugiate, che andranno a formare la crosta. Salatele, coloratele con del pepe e aggiungete un altro filo di olio extravergine. Infornate tutto a 220 gradi per circa 20 minuti e sfornate quando la crosta di patate risulterà ben dorata e croccante all'esterno. Deliziosi come sana merenda, sfiziosi da presentare per un brunch. La sfiziosa crosta di patate e la croccantezza del crostino lo rendono sicuramente molto appetibile anche ai bambini. Inoltre lo potete servire tagliato in piccoli pezzi per presentarlo come stuzzichino nei vostri buffet. Quindi vi aspetto alla prossima puntata di Numeri da Cuoco.